ma è cosa pensiamo che faremo e succederà nel 2015. Adesso io vi dico 10 o 12 cose che sono ovviamente non semplicemente un elenco della spesa, sono una emblematica, cioè esempio di una politica. Faccio solo un esempio così ci capiamo. Sull'edilizia scolastica non è che faremo solo quello che dopo dico, però c'è una cosa che è emblematica del fatto che parte con gradualità ovviamente il piano di intervento per l'adeguamento degli edifici scolastici, così come su altre questioni. Quindi i titoli che vi dico, è evidente che messi le singole cose che vi dico, è evidente che messe tutte in fila come singole cose possono sembrare semplicemente, scusate il termine, un fritto misto o un elenco, ma ciascuna di esse invece, ripeto, vuole essere emblematica di un piano di intervento di quel settore, diciamo così, tenuto conto che trattasi di un'intervista e non di un'enciclopedia, perché sennò vi dovremmo dare 45 pagine che è il piano del lavoro del 2015, perché ovviamente non è traducibile in un'intervista. Quindi fate questa premessa solo di carattere metodologico per chiarirci. Diciamo che possiamo cominciare così: il 2015 sarà l'anno, e questo poi ci dovrebbe, come dire, ripetere per ognuna delle cose che dico, sarà l'anno in cui realizzeremo, costruiremo il piano strategico della città, cioè, provando a tradurre il concetto, sarà l'anno in cui non noi ma la città costruirà e sceglierà i 5 obiettivi strategici per il suo futuro sui quali fare squadra. ...2015... dentro a questa cornice, cioè sarà l'anno in cui Ancona deciderà quale sarà il suo futuro nei prossimi 10 anni, e in cui ognuno sarà chiamato a concorrere non solo per decidere cosa sarà Ancona fra 10 anni, ma per dire cosa farà lui perché Ancona sia quello che insieme decideremo che sarà nei prossimi 10 anni. Parlo ovviamente non solo delle singole persone, ma delle forze economiche, delle forze sociali, delle risorse culturali, eccetera. 2015 sarà l'anno in cui si fa Piazza Cavour nuova. Il 2015 sarà l'anno in cui il Comune di Ancona avrà fatto tutto quello che doveva fare e poteva fare per far ripartire i lavori del Metropolitan, per avere il nuovo Metropolitan. 2015 sarà l'anno in cui si sceglierà e si deciderà definitivamente, cominciando a darsi avvio, qual è il progetto del contenuto della Mole. Cioè cosa si farà, il progetto per dire e per decidere quali saranno, quale sarà l'attività che dentro la Mole si farà in via permanente. Sarà l'anno in cui si accende la Mole, un grande, bellissimo contenitore che, come tutti i contenitori, ha bisogno di un contenuto, ovviamente. Se ne è discusso a lungo, se ne discuterà ancora, ma il 2015 sarà l'anno in cui si deciderà e partirà il progetto di attività permanente dentro la Mole. Sarà l'anno in cui si deciderà cosa fare su Piazza Pertini. Anche qui idee tante, progetti tanti, suggestioni, spunti tanti, è ora di decidere, è possibile farlo, e quindi il 2015 sarà l'anno della decisione su cosa sarà il futuro di Piazza Pertini, quali saranno le attività, le funzioni e quindi anche quale sarà la rigenerazione dal punto di vista urbanistico edilizio. Sarà l'anno in cui si definirà il progetto strategico per il futuro di Porto Novo. È stato attivato il tavolo di concertazione con tutti i soggetti portatori di interesse che si era deciso nel Consiglio Comunale aperto, ha già avuto, credo, una o due riunioni, ci si è dati un programma di lavoro e un termine temporale al programma di lavoro tale
che deve consentire al Consiglio Comunale entro il 2015 di approvare il piano complessivo strategico di sviluppo di Porto Novo. Sarà l'anno in cui si deciderà cosa fare dell'area del Nautico, come si sposterà il Nautico e cosa fare nell'area, nell'edificio del Nautico, della Casa del Capitano e di tutta la zona dell'area archeologica del porto Traianeo, oltre all'approdo crocieristico, per dare concretezza al progetto definito con l'autorità portuale non solo di sviluppo dell'attività crocieristica, ma più in generale della messa a frutto, diciamo così, di tutta l'area del porto storico, dell'area archeologica, del Colle Guasto e via di seguito, ai fini turistici. Sarà l'anno in cui Ancona avrà il campo per la palla ovale, sarà l'anno in cui il campo da, mi dicono non da rugby, ma dalla palla ovale, ci si giocherà, non sarà un progetto, un'ipotesi, un'aspettativa, ci si giocherà, ci si faranno le partite. Sarà l'anno in cui ci saranno fisicamente i marchi elettronici a sorveglianza di Piazza del Papa e dunque sarà l'anno in cui finalmente le auto su Piazza del Papa potranno essere, se non totalmente eliminate, diciamo fortemente contenute. Sarà l'anno in cui si interverrà sulle buche e si asfalteranno le strade. Una parte, non tutta, ma partirà il programma sistematico, non per mettere le pezze come siamo stati costretti a fare fino ad oggi e che abbiamo fatto nonostante tutto, devo dire, facendo miracoli con le forze del magazzino comunale e con quei pochi soldi che c'erano, perché in qualche momento non c'erano neanche i soldi per comprare l'asfalto, tanto per capirci. Però se fino adesso siamo stati costretti a fare interventi solo, prevalentemente interventi di emergenza e di pezzature, diciamo così, il 2015 sarà invece l'anno in cui partirà concretamente il piano sistematico di riasfaltatura delle strade e dunque di chiusura delle buche. Sarà l'anno in cui avrà pieno... si dispiegherà pienamente il progetto che è già partito, non è stato solo progettato, ma è già partito materialmente, del nuovo, chiamiamolo così, modello di welfare di comunità, di welfare locale se volete, quello che noi chiamiamo il progettone, che ha seguito in particolar modo ovviamente l'assessore alle politiche sociali, che c'è stato cofinanziato da Cari Verona con un finanziamento molto significativo di circa 250.000 euro, e che, come è stato illustrato altre volte, prevede un intervento sistematico su più fronti del bisogno sociale e mettendo in rete sul serio le risorse non solo economiche, di soldi, ma di prestazioni, comunque di utilità varie, che hanno messo a disposizione una ventina di organizzazioni e di soggetti pubblici e privati diversi dal comune, tutti coordinati in un progetto operativo, non in un convegno, ma in un progetto operativo che è già completamente partito e che nel 2015 avrà pieno dispiegamento. È l'anno in cui aprirà, anche questo non un convegno, in cui aprirà Casa di Demetra, che è la realtà destinata ad ospitare dentro un progetto che ha un prima e un dopo, le donne vittime di violenza. È l'anno in cui saranno costruite le nuove sociarelle, le scuole. Questo era l'esempio di cui dicevo prima, o meglio, sarà inviata la scuola Collodi per ospitare le sociarelli che da 8 anni stanno, ospitate in maniera molto molto disagiata alle scuole di Palombara. È l'anno in cui partirà, è già partita, ma anche qui dispiegherà pienamente le sue capacità, il progetto Smart City. Tradotto, noi ci avremo già domani
la conferenza stampa indetta a mezzogiorno, a 11:30 in Piazza Roma, per illustrare il progetto che è già partito del wifi gratuito in una serie di, credo, 10 di access point, come si chiamano, insomma, nella città, e questo è soltanto il primo, l'antipasto, diciamo così, di una serie di cose concrete già progettate, in parte in corso di realizzazione, e che permetteranno la certificazione elettronica, la distribuzione elettronica dei certificati senza venire più in comune. Insomma, anche qui chi è interessato al dettaglio lo può avere. Ecco, io ho dato, potrei continuare piuttosto a lungo, diciamo, su una serie di queste cose, però abbiamo deciso, abbiamo preferito, insomma, ripeto, dare a mo' di esempio il senso, con casi emblematici, di quale sarà l'impegno per il 2015.